L'unica verità oggettiva. Domanda: la nostra soggettività da che cosa dipende? Cerchio Ifior attraverso Tullia e Jan, Scifo. Dipende dal nostro grado di evoluzione, visto che abbiamo detto che l'unica verità oggettiva non può essere che l'assoluto. Infatti, l'assoluto ha la comprensione di tutta la realtà, perché è tutta la realtà. Essendo quella la massima oggettività possibile, è chiaro che tutto quello che non è ancora l'assoluto diventa soggettivo, in misura di quella che è la propria capacità di comprendere e di vedere la realtà oggettiva. Dunque, sempre relativamente a quella che è la propria evoluzione, il proprio sentire. Al punto che persino io e le altre guide dei piani superiori, che possono venire a parlarvi, sono ancora soggette alla percezione soggettiva, perché non hanno ancora quella fusione, quell'identificazione totale con l'assoluto che permette di vedere la verità oggettiva nella sua totalità.